Poco più a sud dell'Europa, poco più a ovest dell'Africa. È proprio nel mezzo dell'Oceano Atlantico che sorge uno degli arcipelaghi più conosciuti e visitati, le Isole Canarie. Una meta unica nel suo genere per la bellezza e la varietà dei suoi paesaggi naturali, pronta ad accogliere i visitatori durante tutto l'anno. Le Canarie sono isole ideali non solo per un classico turismo balneare, ma ben si prestano anche ad essere esplorate dai viaggiatori più curiosi e avventurosi. Il nostro viaggio inizia da una delle isole più orientali dell'arcipelago, un luogo davvero unico nel suo genere, Lanzarote. In lontananza, coperta dalla foschia creata dalla calima, si intravede anche la vicina isola di Fuerteventura, nostra prossima tappa di questo tour in camper alla scoperta delle Canarie. Ci imbarcheremo infatti al vicino porto di Playa Blanca, direttamente in camper, per raggiungerla con una breve traversata. Biglietti per il traghetto per Fuerteventura comprati online. Ora siamo al porto, in attesa di imbarcarci. Fra poco inizia una nuova avventura. Seguiteci! Siamo sbarcati a Fuerteventura, benvenuti! Più precisamente nella cittadina di Coralejo, proprio nel nord dell'isola, dopo aver attraversato il breve tratto di mare che la separa dalla vicina isola di Lanzarote. La traversata è davvero breve, dura circa una trentina di minuti e ci siamo serviti di uno dei traghetti che quotidianamente, a tutte le ore del giorno, collega le due isole. Che cosa dire velocemente su Fuerteventura? È la seconda isola per estensione dell'arcipelago delle Canarie, nonché la più vicina al continente africano, e racchiude al suo interno una diversità paesaggistica davvero mozzafiato. Ma non voglio dilungarmi oltre, anzi, direi che salto subito a bordo del nostro camper per iniziare la sua esplorazione. L'isola di Fuerteventura è divenuta famosa soprattutto per le sue splendide e lunghissime spiagge di sabbia dorata, bagnate da un mare cristallino mosso da venti costanti, che ne fanno il paradiso per i surfisti e per gli amanti degli sport acquatici. Ma Fuerteventura non è solo mare. Nel suo cuore racchiude anche distese di dune sabbiose, piccoli villaggi, catene montuose e paesaggi lunari che si snodano tra antichi vulcani ormai spenti. E basta uscire di qualche chilometro dai frequentati centri turistici per scoprire la sua vera essenza. Ci troviamo nel nord dell'isola e questa sconfinata e incantevole distesa di dune è uno dei posti più celebri di Fuerteventura. È il parco naturale di Coralejo, una vasta e scenografica distesa di sabbia bianca in cui immergersi, avvolti dal silenzio e accarezzati dal dolce soffio del vento. Bene, siamo pronti per fare qualche salto e immergersi tra le dune. Queste dune formano infatti un vero e proprio deserto in miniatura, lungo circa 10 km e largo 3, che dalle catene montuose si estende fino a toccare le acque cristalline dell'Oceano Atlantico. Abbiamo finito di fare le finte di foto, finte riprese. Assolutamente, possiamo andare. Forse se non ci ammazziamo a scendere giù, arriviamo sani e salvi al camper. Ma non è tanto ammazzarsi, non riempirci di sabbia. Beh, ma quella ormai ce l'abbiamo un po' ovunque. In camper non possiamo però, ma bisogna pulirla. Spostandosi di qualche chilometro verso ovest, si raggiunge una affascinante antica zona vulcanica. Lasciamo la strada asfaltata per iniziare un lungo sterrato che si snoda tra paesaggi lunari costellati da crateri di vulcani ormai spenti, che 50.000 anni fa eruttando, diedero forma a tutta la parte settentrionale dell'isola. Un percorso fattibilissimo anche in camper,
che si rivelerà però la prima di una lunghissima serie di strade sterrate che affronteremo su quest'isola. È semplice individuare i coni vulcanici più alti e seguire uno dei numerosi sentieri che si inerpicano fino alle loro cime, dalle quali si aprono scenari davvero mozzafiato. E siamo arrivati con il camper quasi all'interno del cratere di un antico vulcano. Fuerteventura non è un'isola densamente popolata, ma di tanto in tanto ci si imbatte in qualche piccolo villaggio. Siamo a Mahanicho, un semplice, tipico, minuscolo villaggio di pescatori con edifici dal colore bianco un po' rattoppati, che si affacciano direttamente su una piccola baia. Non c'è molto da dire su questo posto, ma l'atmosfera che lo avvolge è davvero singolare. Andrea, cosa dici? Un aperitivo qua? Ce lo portano a Fuerteventura? Quasi quasi, ci starebbe. E basta seguire i percorsi sterrati nei dintorni per scegliere il proprio angolo di pace dove parcheggiare il camper con vista mare. Poco più a sud di Mahanicho si incontra la famosa spiaggia di El Hierro, un luogo particolarmente amato dalla comunità di surfisti, per le caratteristiche uniche delle onde che si infrangono su questa spiaggia, rendendole tra le più ricercate dell'isola. Questa spiaggia viene soprannominata simpaticamente anche Popcorn Beach, in quanto, come potete vedere, in alcuni punti è ricoperta da numerosissimi sassolini bianchi, la cui forma richiama per l'appunto quella dei fiocchi dei conosciuti popcorn. In realtà, questi nascono dall'unione di corallo, pietra lavica e sabbia. Dopo questa bellissima parentesi raggiungiamo il frequentato centro di El Cotillo, sempre affacciato lungo la costa ovest. Una cittadina famosa non solo per i suoi numerosi ristorantini tipici che popolano il suo cuore fronte mare, ma soprattutto per l'incantevole spiaggia di La Concha, una delle più note dell'isola, per tranquillità, bellezza e per la sua sabbia bianca finissima. Grazie alla presenza di una scogliera, le sue acque cristalline sono quasi sempre calme, formando delle vere e proprie piscine naturali. È possibile parcheggiare il camper direttamente fronte spiaggia, ma sono presenti alcuni divieti per la sosta notturna, ed è quindi consigliabile spostarsi di qualche chilometro verso la zona del faro del Tostón, che svetta imperioso con il suo inconfondibile colore biancorosso. Abbiamo lasciato la cittadina di El Cotillo, che vedete proprio qui alle mie spalle, per percorrere un affascinante sterrato che inizia proprio dalla parte meridionale del centro e si snoda al di sopra della scogliera, costeggiando l'Oceano Atlantico. Guidiamo lungo piste sterrate attraverso scenari davvero suggestivi che si aprono sul mare, fino a raggiungere l'affascinante Playa de Esquinzo, un piccolo paradiso nascosto lungo la frastagliata costa occidentale dell'isola, immerso in un paesaggio naturale incontaminato. Un rifugio selvaggio dunque, punto di riferimento per i surfisti e un'oasi di pace e sole. E facendo un po' di attenzione è possibile assicurarsi un posto in prima fila in camper per ammirare questo spettacolo dall'alto della scogliera che abbraccia la spiaggia. Ci rimettiamo in marcia verso l'entroterra, speranzosi di incrociare a breve una strada asfaltata, ma dopo un bel po' di chilometri e sobbalzi, eccoci finalmente giunti al piccolo centro di Tindaya, dove letteralmente baciamo il ricercato asfalto. E come lasciarsi sfuggire il classico momento social? Quindi,
foto di rito con la scritta gigante e la montagna sacra di Tindaya sullo sfondo, alla quale gli antichi aborigeni attribuivano poteri magici, e via verso i due bellissimi mulini in pietra di Tefia, che risplendono solitari nelle aride pianure dell'entroterra. I mulini a vento delle Canarie furono importati dalla popolazione europea dopo la conquista di queste isole e venivano utilizzati per macinare il grano e per produrre il gofio, ossia la farina tipica delle Canarie. Prima di raggiungere la famosa cittadina di Betancuria, come non fare una sosta al particolare Mirador de Gise y Ayose? Sulla cima di questo piccolo passo tra le montagne troviamo due imponenti statue di bronzo, che rappresentano gli antichi re di Fuerteventura. Prima della sua conquista, infatti, l'isola era suddivisa in due regni, e si ritiene che fossero separati da una cinta difensiva che passava proprio per questo belvedere. Arriviamo nello storico centro di Betancuria, uno dei più antichi insediamenti dell'isola nonché prima capitale delle Isole Canarie, fondata nel 1404 da Jean de Betancourt durante la conquista normanna dell'arcipelago canario. Betancourt scelse questa posizione nascosta per la protezione che le montagne garantivano verso gli invasori e per la vita rigogliosa della valle. Noi siamo qui. Oggi la cittadina di Betancuria si presenta come un mosaico di mureti a secco, palme e viette circondate da bellissimi edifici rigorosamente imbiancati a calce, ed è riuscita a preservare un'atmosfera tranquilla e rilassata, dove il tempo sembra scorrere molto, molto lentamente. E proprio a Betancuria ritroviamo anche una delle pochissime aree di sosta camper di Fuerteventura, collegata al centro con una breve passeggiata, è situata proprio a ridosso delle affascinanti rovine di un antico convento francescano. C'è sempre una presenza qua che incombe, anche per le vie di Betancuria, che sta cercando di filmare qualcosa. Ma speriamo. Lasciamo questo centro per immergersi tra le montagne del Parco Naturale di Betancuria, percorrendo una scenografica strada panoramica che regala viste davvero mozzafiato. Scendiamo di nuovo verso la costa per giungere al villaggio di pescatori di Ahui, un tranquillo paesello colorato che si affaccia su un'incantevole baia di sabbia nera, dove rilassarsi e con un po' di fortuna godersi un bellissimo tramonto sul mare. La particolarità di questa spiaggia è la sua sabbia, formata da tanti piccoli sassolini di colore scuro, quasi neri, mentre da lassù parte un bellissimo sentiero che conduce a delle grotte. Una breve passeggiata sulla cima delle scogliere conduce infatti a due spettacolari grotte nere, scavate dal mare. Ma le scogliere di Ahui rappresentano anche il sito geologico più importante delle Isole Canarie. Queste rocce infatti sono addirittura più antiche della formazione stessa di Fuerteventura e sono così particolari perché emerse direttamente dalla crosta oceanica. Ma prima di lasciare completamente questa zona, lungo la strada merita una veloce sosta il mirador astronomico di Sicasumbre, che si trova all'entrata del parco naturale di Jandía. Da quassù, durante il giorno, la vista si perde tra i paesaggi montani circostanti che si estendono fino alla costa, mentre di notte rappresenta un luogo perfetto per osservare il cielo stellato. Lungo la costa sudorientale di Fuerteventura si trova uno degli scenari naturali più indimenticabili dell'isola,
Playa del Sotavento, una lunghissima sconfinata striscia di sabbia che si estende per chilometri e chilometri, dove con l'alta marea le acque cristalline dell'oceano conquistano pian piano la spiaggia metro dopo metro, trasformandola in una vera e propria laguna marina, ideale per praticare windsurf. Fuerteventura ha ancora alcuni chilometri da regalarci, quindi risaliamo in camper e cerchiamo di raggiungere l'estremità di questa fantastica isola. Passiamo il frequentato centro di Morro Hable, con la sua lunga spiaggia di sabbia dorata dominata da un imponente faro, i suoi curati viali di palme e il porto dal quale è possibile imbarcarsi per raggiungere le altre isole dell'arcipelago canario. La nostra meta finale sarà Punta Candia. Ma ad un certo punto però la strada asfaltata finisce. Ci siamo lasciati alle spalle Morro Hable, l'ultimo importante segno di civiltà nella parte meridionale di Fuerteventura. Qui la strada asfaltata lascia il posto a una lunga pista sterrata che ci condurrà proprio alla punta più a sud dell'isola. No, non ci credo! 19 km ancora di sterrato! Vabbè, andiamo bene qua! Scusi, signorina, per il mare, di qua? Siamo corretti? Grazie! Prima però di raggiungere l'estremità meridionale dell'isola, una deviazione della pista sterrata porta a uno dei luoghi più remoti, selvaggi e scenografici di Fuerteventura, la spiaggia di Cofete. Raggiungerla in camper non è semplice. La strada che si inerpica tra le montagne e discende verso la costa opposta mette a dura prova il veicolo, ma la vista che si apre davanti agli occhi dal suo mirador è davvero impagabile. C'è un altro modo però per raggiungerla, prendendo uno dei simpatici autobus 4x4 che collegano Cofete ai principali centri abitati della zona, come il piccolo villaggio di Puerto de la Cruz. Aspettiamo l'autobus. Che cosa dire su questo posto? È un minuscolo tranquillo borgo che si affaccia sull'oceano dove il tempo sembra essersi fermato. Uno scenografico puntino bianco letteralmente immerso in mezzo al nulla e dominato da una grande pala eolica. Ma è proprio la sua posizione e qualche ristorantino che lo rendono una tappa d'obbligo per i viaggiatori di passaggio. La strada finisce sulla scogliera dove svetta il grande faro di Punta Candia, uno dei fari più antichi delle Isole Canarie, avvolto da uno scenario naturale incredibile, lasciato quasi al suo stato primitivo. Siamo quindi giunti al termine non solamente di questa seconda puntata dedicata alla scoperta delle Isole Canarie, ma anche al termine geografico dell'indimenticabile isola di Fuerteventura. Prima però di salutarvi, voglio portarvi a bordo del nostro fedele compagno di viaggi, il Jotiline Siena 330, con il quale abbiamo avuto il piacere di esplorare due isole di questo arcipelago. Nonostante la lunghezza contenuta di questo semintegrale, che è pari a soli 599 cm, come potete vedere al suo interno lo spazio abitativo di certo non manca, complice in primis lo schema abitativo adottato, quello cioè con letto matrimoniale longitudinale in coda alla francese.
I posti letto sono comunque portati a tre grazie alla presenza di un basculante singolo elettrico che discende al di sopra della zona giorno, dove ritroviamo una classica semidinette integrata con i sedili della cabina. Molto spazioso anche il mobile cucina lineare, fronteggiato da un insolito frigorifero a colonna, mentre al lato del letto di coda è colloca le toilette con box doccia separato al suo interno. Un compagno di viaggio che alla prova dei fatti si è rivelato vincente per vivere a pieno e in totale libertà queste due isole. Come molto interessante si è rivelata la scelta di arrivare direttamente in aereo dall'Italia e affidarsi a una delle compagnie di noleggio camper locali, così da poter avere un piccolo assaggio del vero spirito delle Canarie on the road, anche se non si hanno molti giorni di vacanza a disposizione. E dalla cima di questa scogliera ai confini del mondo non resta che una cosa da fare: rivolgere lo sguardo verso l'infinito dell'Oceano Atlantico, accarezzati dal dolce soffio del vento. Quindi, che altro aggiungere? Buon viaggio!